Cristiano Malgioglio al GF VIP, il retroscena su Caterina Balivo. Grande Fratello VIP, Cristiano Malgioglio, la rivelazione su Caterina Balivo. A quanto pare non c'è davvero un solo giorno in cui i concorrenti della seconda edizione del GF VIP non facciano parlare i numerosi telespettatori su social. Cos'è successo stavolta? Cristiano Malgioglio poco fa, parlando con gli altri inquilini della casa più spiata dagli italiani, ha lanciato un gossip, che se confermato avrebbe del clamoroso. Andando nel particolare, Malgioglio ha asserito che anni fa Brad Pitt avrebbe ricevuto un 2 di picche dalla popolare conduttrice di Detto Fatto Caterina Balivo. Difatti, secondo il noto cantautore, l'attore americano, in visita in Italia, sarebbe rimasto incantato dalla bellezza di Caterina. Motivo per cui avrebbe deciso di corteggiarla. Ma la Balivo, sempre secondo la versione dell'autore di Mina, pare non abbia gradito, snobbando le sue attenzioni. Sarà davvero così? Davvero la presentatrice di Detto Fatto avrà rifiutato le avances dell'ex marito di Angelina Jolie? Queste e tante altre le domande che molti fan del reality show condotto da Ilaria Blasi si stanno ponendo in queste ore su social. Tuttavia, Malgioglio non ha certo fatto parlare in questi giorni solo per questa clamorosa rivelazione. Cristiano Malgioglio del GF VIP, il gossip su Caterina Balivo. Cristiano Malgioglio, oltre ad aver fatto molto parlare nelle ultime ore per via di questo clamoroso retroscena su Caterina Balivo, è stato protagonista in questi giorni di una diatriba con il presentatore Marco Predolin. Cos'è successo tra i due? Andando nel dettaglio, l'opinionista Alfonso Signorini ha rimproverato lunedì scorso Predolin durante la messa in onda della terza puntata del Grande Fratello VIP. Il motivo? Nelle ultime settimane ha fatto delle dichiarazioni poco carine nei confronti di Malgioglio. E quest'ultimo è venuto a conoscenza di questo fatto proprio grazie al direttore del settimanale Chi, rimanendoci molto male. Perciò ha dichiarato più e più volte alla produzione del reality show condotto da Ilaria Blasi l'intenzione di voler abbandonare la casa più spiata dagli italiani. Tuttavia gli autori della trasmissione sono riusciti a fargli cambiare idea, consentendogli, oltretutto, di dormire nella parte povera della dimora denominata Tristopoli. Infatti, l'uomo ha più volte espresso il fatto di non riuscire a dormire con così tante persone nella stessa stanza. E per questo motivo ha chiesto la cortesia di poter passare le notti da solo nella stazione abbandonata. Una richiesta, come detto poc'anzi, accettata. Ci saranno altri clamorosi colpi di scena nelle prossime ore? Per scoprirlo non resta che seguire la diretta sul canale del digitale terrestre Mediaset Extra.